L'accordo extragiudiziale del Prince Andrew con Virginia Giuffre nel caso di aggressione sessuale civile negli Stati Uniti ha sollevato interrogativi sul possibile utilizzo di finanziamenti pubblici, ma dove prenderà i soldi il Duca? Il principe Andrej, Duca di York, ha accettato di pagare una somma non rivelata a Virginia Giuffre per fare una sostanziale donazione alla sua organizzazione di beneficenza a sostegno dei diritti delle vittime. E ha accettato di subire abusi. Tuttavia, il Duca non ha fatto alcuna ammissione di responsabilità e ha sempre mantenuto la sua ferma smentita delle accuse. Quanto sarà la liquidazione? Il numero esatto non è stato reso pubblico e gli esperti hanno affermato che c'è una possibilità che non lo sarà mai. Ma la speculazione diffusa ha messo la cifra da qualche parte tra 7 milioni di sterline e 12 milioni di sterline. Andy MacDonald, il parlamentare laburista di Middlesbrough, che intende sollevare la questione alla Camera dei Comuni quando i parlamentari torneranno dalla pausa, ha dichiarato: questa è una persona di altissimo profilo coinvolta in un caso in cui la sua posizione di autorità e privilegio è stata presumibilmente abusato ed è un'enorme somma di denaro. Non conosciamo la cifra precisa, ma c'è il rischio che questo sia a spese del pubblico, quindi dobbiamo risolverlo. Dobbiamo sapere esattamente da dove provengono questi soldi. Punto. Ho intenzione di cogliere l'occasione per sollevare la questione in Parlamento, perché la questione non scomparirà finché le persone non avranno tali informazioni e riceveranno assicurazioni che il denaro pubblico non verrà utilizzato in alcun modo per contribuire all'accordo. Dove prende i soldi il principe Andrej? Le finanze reali tendono ad essere piuttosto contorte ed è spesso difficile individuare l'esatta fonte di fondi. Quando Andrew era un reale lavoratore fino al 2019, quando una disastrosa intervista a Newsnight ha visto questo caso esplodere e lo ha costretto a ritirarsi dalla vita pubblica, ha guadagnato circa 250.000 sterline all'anno.